quando vuoi. Siamo con la professoressa Anna Di Toro, docente di lingue internazionali. Lingue e letteratura lingue della Cina. All'Università per Stranieri di Siena. Quest'oggi qua a Montepulciano abbiamo parlato appunto anche dei rapporti tra Italia e Cina. Lei insegna questa lingua che per noi italiani è un po' difficile da studiare. Allora, quali sono gli insegnamenti che dà ai suoi studenti? Allora, innanzitutto, se da un lato è difficile il cinese, la lingua cinese, dall'altro, allora, diciamo, che cosa ha di difficile? Ha di difficile la fonetica e ovviamente la scrittura, perché si contano migliaia di caratteri diversi, quindi bisogna avere la capacità di memorizzare per imparare a leggere e scrivere appunto centinaia di caratteri. Però ha anche degli aspetti facili, quindi io cerco nel presentare agli studenti le difficoltà anche di incoraggiarli presentando gli aspetti facili, e sono per esempio il fatto che la grammatica è relativamente facile, che le parole non cambiano, mentre in italiano abbiamo tutti appunto i modi verbali, i tempi verbali, tutte, quindi dobbiamo imparare appunto tutte queste modificazioni grammaticali, invece in cinese la parola, diciamo, è fissa in qualche modo e si organizza poi all'interno della frase, quindi ha degli aspetti difficili e degli aspetti facili. Lei insegna anche italiano ai cinesi? No. Ecco, allora l'altra domanda a questo punto è lo scoglio più difficile per gli studenti italiani ad imparare il cinese qual è? Allora, secondo me sì, sicuramente c'è il discorso che ho detto prima della difficoltà della scrittura, quindi l'accesso al testo scritto è molto più lento, richiede molto molto più tempo rispetto a qualsiasi altra lingua alfabetica. Non avendo un alfabeto, appunto abbiamo migliaia di caratteri cinesi che vanno memorizzati. Poi secondo me un aspetto molto difficile non è tanto... comunque sono gli aspetti linguistici legati alla cultura. L'aspetto culturale, come forse oggi un po' si è intuito anche dal dibattito durante la presentazione del libro di Silvia Calamandrei, effettivamente è una cultura che ha una cultura millenaria con una delle caratteristiche abbastanza diverse, profondamente diverse. Cioè, la cosa per me anche più affascinante è che nei secoli la Cina ha dato agli stessi nostri interrogativi, agli interrogativi universali, ovviamente, delle risposte molto diverse da quelle che ci sono in Europa, no? Nella nostra cultura, diciamo, occidentale. Per cui non è semplice trovare un orientamento in questo mondo e ci vuole tempo. Quindi forse ancora più tempo per questo che per imparare la lingua. È necessario sia studiare molto, secondo me, io sono molto una fautrice anche della cultura antica, conoscerla anche per orientarsi nel mondo moderno, e poi ovviamente sarebbe necessario e importante andare in Cina, cosa che al momento è ancora molto difficile purtroppo per le scelte del governo cinese, la politica zero Covid. Infatti, ecco, un messaggio che mi sento di dare a chi vuole studiare cinese è di non scoraggiarsi, perché sì, adesso per un altri forse 6 mesi, forse un anno non si potrà andare, ma poi si tornerà sicuramente in Cina. Ed è bene, se vogliamo studiare in cinese, studiamolo comunque da adesso per arrivare in Cina più forti nella lingua, nella conoscenza della cultura e poter scoprire meglio questo mondo, però ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Conclusione, comunque siamo tutti una umanità, questo va dimenticato, sì. Cioè i principi di fondo, l'aspirazione è sempre quella, insomma, della conoscenza reciproca, del vivere bene in questo mondo insieme. Andando un pochettino più sul personale e poi chiudiamo, come si è avvicinata allo studio di questa lingua, allo studio della cultura, che cos'è che l'ha affascinata? In verità è una storia un pochino lunga che cercherò di sintetizzare, perché è una storia di un po' di anni fa ed è una storia di quando, proprio adesso, diciamo, forse un po' anche si ricorda con nostalgia, perché è la storia di un'epoca in cui cadevano le barriere. Io, dopo la caduta del muro di Berlino, dato che durante le scuole superiori ero appassionata alla cultura russa, studiavo russo, andai in Russia
E da lì, in un viaggio un po' avventuroso, ero da sola con degli amici italiani, siamo arrivati fino all'estrema Siberia, diciamo, nella terra, nell'attuale Buriazia, la Repubblica sul lago Baikal. E lì per la prima volta, ero appunto, avevo 18 anni, 19, ho scoperto il mondo dell'Oriente, perché i Buriati sono un popolo mongolo, sono buddisti, sciamani, e rimasi molto affascinata. Quindi quando tornai in Italia decisi, io devo studiare qualcosa, devo capire questo mondo su cui mi ero affacciata. Quindi è una storia di passaggi, no? Senza, di un mondo in cui non c'erano in quel periodo barriere quasi, o comunque cadevano, e quindi c'era la possibilità di viaggiare così. E io mi auguro che torni. Assolutamente, perché non possiamo pensare che le barriere vengano rialzate, perché sennò il lavoro fatto fino ad ora è stato inutile, in poche parole. Diciamo, il nostro compito è quello di cercare di farle di nuovo abbassare, assolutamente, di comprenderci gli uni con gli altri. Niente, ovviamente poi in questo momento, in questa guerra così incomprensibile e crudele, che dire, cioè per me, che poi sono stata culturalmente anche legata al mondo russo, agli aspetti umani belli e importanti di questa cultura, è qualcosa di terribile, ancora più terribile in un certo senso. Grazie, grazie davvero.